Buongiorno a tutti, ho sentito Berlusconi parlare della bomba sociale dei migranti. Quando a 81 anni cominci a perdere la memoria, allora è preoccupante per tutto il paese. Eppure conosco tanti 81enni che ricordano bene quali sono le nefandezze che lui ha fatto quando era al governo. Berlusconi è il responsabile della bomba sociale dell'immigrazione in Italia, perché è un fenomeno fuori controllo per colpa sua e per colpa del centro-sinistra, che insieme hanno firmato trattati vergognosi, hanno fatto business sull'immigrazione e hanno bombardato la Libia. Ricordatevi che è stato il centrodestra e poi il centro-sinistra a firmare, per esempio, il regolamento di Dublino, che ci impedisce di redistribuire in altri paesi d'Europa i migranti. Ricordatevi sempre che è stato Berlusconi, insieme a Napolitano, insieme al PD, a decidere di andare a bombardare la Libia e quindi a creare l'instabilità in quel paese, che ha aperto i flussi dei migranti. E ricordiamoci sempre che il CARA di Mineo l'hanno istituito i leghisti e i forzisti, su cui hanno fatto business gli uomini di Berlusconi e gli uomini del PD, come quello legato a Veltroni o De Ven. E poi dopo quei signori se ne sono andati con Alfano, hanno continuato a fare business sul CARA di Mineo e su altri CARA, e poi adesso ce li ritroviamo di nuovo nelle liste di Berlusconi candidati. Ricordatevi il bombardamento della Libia. Il bombardamento della Libia è stata semplicemente una decisione che hanno preso Berlusconi e Napolitano insieme, perché hanno deciso che dovevano obbedire a quelli che erano gli altri paesi europei, che li tenevano al guinzaglio tutti e due, come la Francia. E infine il grande business di Mafia Capitale, chi l'ha fatto? L'hanno fatto Alemanno, che era un uomo del PDL, con tutti gli uomini come Gramazio di Forza Italia nel Campidoglio, e gli uomini della Mafia Capitale legata al PD, che hanno fatto business sull'immigrazione. Ora questi qui ci vengono a dire che vogliono risolvere il problema della bomba sociale dei migranti. L'immigrazione è un business ed è fuori controllo, perché loro hanno fatto speculazione su questo fenomeno. Loro non si sono fatti rispettare in Europa quando sono andati ai tavoli europei e sono andati a dire a quei signori che erano d'accordo su tutto. Hanno aperto i porti per i salvataggi del Mediterraneo, si sono presi tutti i migranti dicendo a tutti gli altri paesi: va bene, fate quello che volete, l'Italia diventerà il campo profughi d'Europa. E adesso io mi sento dire da questi qua, come Berlusconi, che vogliono risolvere il problema dell'immigrazione. Io chiedo ai cittadini italiani un po' di memoria, perché Berlusconi evidentemente l'ha smarrita la memoria, ma tanti altri cittadini italiani la memoria ce l'hanno per ricordarsi chi sono i responsabili. E poi la cosa più assurda di tutte: Berlusconi non è eleggibile, sta facendo il traghettatore di condannati, indagati, autisti di camorristi in Parlamento. E quindi ci viene a dire pure che il fenomeno dell'immigrazione lo vuole risolvere portando in Parlamento quella gente che è al centro dei più grandi scandali di corruzione del nostro paese. Giusto per leggervene qualcuno: capolista in Campania, Luigi Cisaro, detto Gigi Naporpet, è indagato per voto di scambio in riferimento alle ultime elezioni regionali e per minacce a pubblico ufficiale aggravate dalla finalità mafiosa. Questo è il loro capolista del centrodestra in Campania. Antonio Angelucci, che è noto per il 99,59% di assenze in Parlamento e per i risultati sul fronte giudiziario, con una condanna in primo grado a 1 anno e 4 mesi per falso e tentata truffa per i contributi pubblici percepiti tra il 2006 e il 2007 su Libero e Riformista. E tra l'altro è indagato in corso, ha un'indagine in corso in merito a un'inchiesta sugli appalti della sanità della Procura di Roma. Ugo Cappellacci, che è l'ex presidente della regione in cui siamo, è capolista in Sardegna, ex governatore, per lui è chiesta la condanna per abuso d'ufficio nel processo scaturito nell'inchiesta sulla cosiddetta P3. Stiamo parlando di inchieste che hanno coinvolto logge massoniche e organizzazioni legate alla corruzione, ed è condannata a 2 anni e mezzo di reclusione per il crack milionario della Sept Italia, società fallita nel 2010. Michele Iorio, che è candidato al Senato in Molise, è stato condannato qualche giorno fa dalla Corte d'Appello a 6 mesi di reclusione per abuso d'ufficio e 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Urania Papateo, candidata nel Catanese, con una condanna in primo grado per gli sperperi dell'ex ente fiera di Messina. Edoardo Rixi della Lega, che è coinvolto negli scandali di rimborsopoli della Liguria. Umberto Bossi, condannato a 2 anni e 3 mesi per aver usato i soldi del partito provenienti dalle casse dello Stato, ve lo ricorderete tutti. Roberto Formigoni, poi, dulcis in fundo, capolista in Lombardia, che è condannato per corruzione a 6 anni e imputato in altri processi, è candidato al Senato come capolista nella formazione del centrodestra Noi con l'Italia. Ora, Berlusconi, con questa gente qua,
che porterà in Parlamento, con quello che ha combinato lui quando stava al governo, che ci ha creato l'emergenza immigrazione, con i suoi uomini che hanno fatto speculazione su business dei migranti, adesso mi viene a dire che vuole prendere 600.000 migranti e li vuole portare via dall'Italia. Ma chi gli crede più? Io vi chiedo a tutti gli italiani un po' di memoria, ricordiamoci di quello che hanno fatto queste persone, altrimenti ci prenderanno in giro ancora una volta. I responsabili sono loro e dobbiamo mandarli a casa, perché chi ha creato i problemi non li risolverà mai.